piacere perché comincio a vedere delle persone abituali ormai agli incontri, quindi abbiamo degli affezionati del festival che vengono. Ti chiedo sempre un tempo di spaghetti finale, ma non lo so, ci stiamo lavorando, Allora, stasera siamo qui con Simone Terzi di Fondazione Un Paese, con il quale stiamo insomma collaborando da un po' di mesi, anche rispetto a questo festival proprio. Oltre ad avere supporto per questo momento legato all'edizione del libro Un Paese, Simone sta collaborando con noi anche per quanto riguarda le mostre del festival. Fondazione Un Paese e anche lo spazio Gerra delle Giornate ci hanno dato una mano ad allestire la mostra che avete visto, magari se l'avete già vista, non lo so, però insomma vi consiglio di vederla nel caso, di Anna Maria Belloni, che è qui al patio di Villa Guerriero Gonzaga. Per un paio di spazio Gerra abbiamo avuto a disposizione le stampe e quindi insomma abbiamo potuto realizzare anche questa mostra. Oggi siamo qui appunto per parlare della riedizione di Un Paese di Paul Strand e Cesare Zavattini, che particolarità è considerato uno dei primi libri fotografici, correggo se sbaglio, realizzati in Italia. Fotolibri. Uno dei primi libri fotografici, il primo libro fotografico realizzato e edito in Italia. Cesare Zavattini lo ha definito, oggi leggevo, mi sono documentato, insomma, lo ha definito un film di carta. Un film su carta. Film su carta, che è un'espressione per quegli anni, insomma, il libro fotografico ancora non esisteva, cioè era un qualcosa, si era abituato ai libri di letteratura, ma i libri con immagini strutturati, come sono strutturati i libri fotografici di oggi, non esistevano ancora. E questo lavoro di Zavattini, insomma, è stato il primo a combinare immagini e contesti in questa dinamica specifica dei libri fotografici in sostanza. Scusa, in che anni? Stiamo parlando degli anni 50. Anni 50. La prima edizione, questa è una edizione che presentiamo oggi, la prima edizione era del 55, giusto? Quella che vedete lì è la copertina della prima edizione del 1955. Quella del 2021, del dicembre, la riprende, stessa casa editrice, c'è qualche particolarità che però adesso la raccontiamo. Sì, sì, poi ti lascio spazio, sicuramente ormai. Allora, c'è una cosa che ho trovato detta da Zavattini in merito a questa pubblicazione. Allora, dovete sapere che in realtà all'inizio doveva essere una collana, non un unico libro, ma una collana di libri che andavano a analizzare il territorio dell'Italia, soprattutto osservando le persone. L'obiettivo di Zavattini era quello di osservare proprio le persone, gli abitanti dell'Italia. E Zavattini, quando è stata un po' ideata questa collana, nel momento in cui la stavano pensando, disse queste parole riguardo la collana, appunto. Disse: spero il turista, quando si metterà in viaggio per il nostro paese, dia un'occhiata a questi libri. Vi troverà pochi monumenti, ma parecchi uomini, donne e bambini. E sarà un buon risultato se il turista di passaggio per un luogo illustrato dalla collana guarderà più attentamente la gente che lo abita. E di qualcuno, ricordando una frase, cercherà perfino di rintracciarlo per scambiare due parole con lui. Spero insomma si cominci una biblioteca dove ogni villaggio, ogni città sia presente con la sua raccolta il più possibile numerosa di voci e di facce. Ok? Su queste parole ti lascio raccontare un po'. Certo. Allora, grazie Roberto. Allora, io sono Simone Terzi, Fondazione Un Paese, come ha detto Roberto. Fondazione Un Paese si occupa non solo di fotografia, ma di tutto il settore culturale dei comuni di Luzzara. Quindi Luzzara, attenzione, che sentivo nominare su Luzzara, molto spesso ci si sbaglia perché siamo lì. Zavattini diceva che molto spesso le lettere indirizzate a Luzzara finivano nella vicina Suzzara perché erano molto più grandi. E quindi ci occupiamo di cultura, abbiamo un centro culturale Zavattini che gestiamo dal 2006, fondazione nata nel 2002, quindi 20 anni fa, per la gestione inizialmente del premio nazionale dei Naif, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare. Tutta una storia
legata alla figura di Antonio Ligabue, ma non solo, quindi da lì ha generato un racconto, una narrazione che prosegue. Ad oggi il museo è chiuso in seguito al terremoto del 2012, ma per fortuna, lo posso dire, tra poco riaprirà nel centro del paese dopo anni appunto di lavoro, anche difficile, perché comunque Luzzara è uno dei paesi colpiti dal terremoto del 2012 insieme alla Bassa Emiliana e Modenese, quindi in maniera anche molto forte. Parliamo oggi di un paese e la premessa che ha fatto Roberto sì, mi permette proprio di riagganciarmi con un'altra cosa che ha detto Zavattini, perché di un paese si può parlare, ma si può parlare veramente prendendolo da tantissimi aspetti. Cioè si può parlare di un paese come un documento di antropologia visiva, no? Quindi di racconto di un territorio, solamente di fotografia, perché insieme a Zavattini l'altro grande autore principale di questo libro è Paul Strand, un fotografo americano che arriva in Italia, o meglio arriva in Europa prima nel 1949, si trasferisce a Parigi, quindi decide di dagli Stati Uniti uscire dagli Stati Uniti perché il clima politico era un po' difficile in quegli anni, la famosa caccia alle streghe contro i comunisti, contro quelli che erano reputati di sinistra. Lui era una figura progressista, si trasferisce in Europa e da qui riprende la fotografia, perché per un periodo, questo è importante, Paul Strand lascia la fotografia e tra il 1935 e il 1942 si dedica al cinema. Questo è un elemento di contatto con Zavattini, che lo fa conoscere con la figura di Zavattini, che come sapete è noto anche per essere il padre del neorealismo italiano, quello con cui De Sica e tanti altri hanno fatto dei capolavori oggi, ma parleremo anche di questo, perché allora, in quegli anni in cui uscì questo libro, questi film non erano molto ben visti in Italia e quindi apriremo proprio un'altra parentesi. Ma Zavattini diceva, qualche anno dopo l'uscita di questo libro, 1955, è il 1958, e nel ricordare in un'intervista che cosa voleva dire per lui aver fatto questo libro, cioè La collana Italia mia, si doveva chiamare così, diceva, per me rimane però un progetto non compiuto, non sono riuscito a finirlo, un po' come quelle lettere non spedite, che però le volevi mandare ma ti rimane lì in casa e poi dopo anni la rileggi e dici, ma perché non sono riuscito a farlo? Che cosa voleva dire per me? Voleva dire, lui usa queste parole, per me voleva dire un paziente inoltrarmi nei luoghi, quindi un andare a riconoscere e a conoscere l'Italia per la prima volta, un'Italia uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, nel modo che sappiamo anche, un'Italia fondamentalmente agricola, e contadina quindi, che da lì a poco sarebbe cambiata e non sarebbe stata poi più la stessa. E lui dice, io mi sono accorto di non conoscere l'Italia se non attraverso dei preconcetti, delle cose da sussidiario, no? Sono italiano perché l'Italia è questa cosa qui, ma non la conosco, io non conosco gli italiani. Per 20 anni noi siamo stati chiusi in una sorta anche di politica autarchica che non ci ha consentito di aprirci nei confronti di altre esperienze all'estero. Come sapete, in 20 anni l'Italia non vedeva film stranieri, la cultura doveva essere italiana, l'arte doveva essere italiana, e quindi in quel momento invece, in un momento di chiusura, con la riapertura, con quegli anni che vanno dal subito dopo la guerra, dal 45 fino al 51, in cui si chiude ancora però una dimensione politica, Zavattini dice che c'era veramente un clima di apertura e di entusiasmo in cui dice nei suoi diari le intenzioni erano meravigliose. E questo meraviglioso per lui voleva dirlo portarlo in giro per l'Italia. Non è solo Zavattini che voleva fare questo tipo di racconto, era un qualcosa che c'era nel mondo culturale italiano di quegli anni. Guido Piovene nel 1957, pochi anni dopo, ma comincia il viaggio molto prima, scrittore molto importante, fa un libro che si chiama Viaggio in Italia e comincia a raccontare, viaggia non solo nelle grandi città, ma anche nel contado, nei borghi come questo qui, come Luzzara, ad esempio. Ma negli stessi anni c'è anche Mario Soldati, che con l'arrivo della televisione, subito dopo, i primi programmi, porta in televisione una cosa che aveva pensato con Zavattini, Italia che legge, cioè andare in giro per l'Italia e intervistare le persone, qualsiasi tipo di persone, e chiedere che tipo di che cosa avevano letto, se leggevano i libri, che cosa facevano, un modo anche per aprire anche alla cultura. Oppure Viaggio nel Tirreno, Viaggio nella Valle del Po, è un viaggio che fa alla scoperta dei sapori della cucina. Quindi
tutte queste intenzioni erano quelle di riscoprire un territorio in tutti i suoi aspetti. Attenzione, infatti Roberto ha letto un ricordo di Zavattini che parla proprio di turismo, attenzione, già parla di turismo. Nel 1970 Zavattini pubblica quattro opuscoli, quindi qualche anno dopo, 15 anni dopo di questo libro, che si chiamano Padania, non Padania. E questi quattro opuscoli sono fatti di fotografie, di testi che vogliono raccontare il territorio e invita le persone a venire a vedere questi posti, non solo il mio paese, ma tutte queste piccole corti, questi territori dove molto spesso noi passiamo, vengono attraversati perché la pianura è un grande spazio di passaggio, ma dove non ci si ferma, la velocità ha fatto sì che non abbiamo conosciuto questi posti. Ma tornando un attimo indietro, questa collana, appunto vi dicevo, Italia mia, che nasce in questo periodo. L'ultimo viaggio che vi voglio ricordare è anche quello di un giovane Pasolini che fa un libro che si chiama La lunga strada di sabbia, e guardate che anche questo è accompagnato da un fotografo, quindi l'attenzione a fotografia e testo e scrittura è molto presente in quegli anni in Italia, e lo fa con Paolo Di Paolo, e lui decide di andare da Ventimiglia a Trieste in un viaggio in un'estate percorrendo solo i litorali della penisola, quindi le spiagge dove gli italiani vanno al mare. Siamo nel 1958-59 e anche questo è una scoperta nuova dell'Italia, perché lo fa con la scrittura che Pasolini sapeva già fare, da lì a poco sarebbe andato anche lui nel cinema. Ma tornando qui, questa è la copertina che vedete del 1955, in copertina c'è la famiglia Lusetti, campeggiano i nomi di Paul Strand e Cesare Zavattini, due autori di questo titolo che è stato scelto, che è Un paese. Questa è la prima edizione invece americana degli Stati Uniti, perché viene fatta solamente dall'Aperture Foundation, la fondazione che ha le fotografie di Strand, molti anni dopo, nel 1996. E in Italia finalmente viene ristampata la prima edizione a Linari, 1997, identica all'edizione inglese. Per arrivare poi a questa, che è l'edizione che presentiamo oggi, che è una riedizione. Però, non so se avete visto, io sono andato un po' veloce, ma c'è già una piccola differenza. Provate a vedere già questa immagine, questa fotografia, e guardate questa. Lo faccio ancora? Manca una persona. Manca una persona. E questo è stato un casus belli. Adesso ce lo togliamo subito, perché comunque... Allora, manca una persona. Cioè, in questo libro che esce nel 2021, che all'interno ripropone tutti i testi, le fotografie identiche, però la prima, la fotografia di copertina, quella all'interno, è un'altra foto. Però si vede meglio la signora anziana. Adesso questa forse è anche una risoluzione migliore di quelle che vi ho fatto vedere prima. Comunque, di questi tempi potete immaginare quello che è anche successo in rete. Qualcuno addirittura ha chiamato la lesa maestà, hanno photoshoppato, hanno tolto una figura, dietrologie infinite, e addirittura sono andati, io l'ho messa affiancata, si vede meglio, vedete che proprio... Ma ci sono poi evidentemente dei particolari, se uno sta attento, guardate la mano di questo, che è il nostro guerrino, e guardate qui, è evidente che è una posizione leggermente diversa. Ma le stesse espressioni dei fratelli Lusetti, vedete qui, questo è Bruno, che è un volto diverso, la stessa madre, qui manca, chiaramente non è stato cancellato quello Photoshop, ma è semplicemente un'altra foto. E qualcuno si è attaccato al fatto che, vedendo sul nostro sito, che è stato fatto a molti anni prima, vedete che qui abbiamo rimesso questa fotografia per fare capire come è stato costruito il logo di Fondazione Un Paese, che è questo, sostanzialmente un fondo giallo con queste pennellate che non sono altre che le pennellate che corrispondono a questi personaggi, no? Sono le persone. Però nella costruzione, per far vedere la pennellata, il primo che è stato pennellato è proprio quello che manca, il nostro Remo. E qualcuno ha detto: avete visto, c'erano già le intenzioni di cambiare la fotografia di Strand. Allora, queste sono cose che ce la togliamo così, poi dopo ci sono stati articoli che hanno giocato anche su questa cosa, ma in realtà per riportare un'attenzione. Però questo che cosa ci fa capire? Che si sta molto meno attenti alle immagini, perché c'è molta più velocità, si va molto più veloci e
Io vi dico che quando è uscito questo libro, la presentazione di Reggio Emilia, tantissime la prima di questo libro non si erano accorti che la foto era diversa. Semplicemente poi abbiamo scritto a Einaudi, che ha ammesso molto sinceramente l'errore, ha detto non dovrebbe capitare, ma è capitato. Quindi nel senso che hanno richiesto le fotografie all'Aperture Foundation, hanno inviato le fotografie e guarda caso invece di mandare la versione originale della famiglia Rosetti, quella scelta, ne hanno mandato un'altra che è vicina. Poi andiamo a capire se è un'operazione commerciale, nel senso abbiamo fatto un'edizione di 3.000 copie che ha questa copertina diversa. Non so se vi ricordate il francobollo, il Gronchi Rosa, no? Il francobollo che è diventato per i collezionisti una cosa quasi introvabile. Non so se hanno fatto la stessa cosa, non credo. Questo che cosa ci aiuta a dire? Ci fa vedere subito come, adesso ve li faccio vedere da qui, ci siano tante versioni di questa fotografia, questa è quella precedente, guardate anche questa. Questa è una foto degli stessi fratelli fatta dalla moglie di Paul Strand, che ha accompagnato il marito, lei stessa era una fotografa, e li vedete qui raccolti anche con un altro fratello e un bambino che si chiama Gianfranco, che c'è ancora, insieme alla figura centrale attorno alla quale Paul Strand ha costruito tutto il lavoro di un paese. E adesso c'è qui. Altra figura con le nuore, che non c'erano nella foto iniziale. In un formato, come vedete, diverso, qui sono tutti sorridenti, non sono bloccati come l'altra. Qui una foto in primo piano con il bambino e la nonna. Questo è un altro che non c'è nella fotografia perché è quello che farà da guida Paul Strand, vi dirò tra poco, si chiama Valentino Lusetti. E questi sono degli inediti, delle fotografie che non sono finite in questo libro, ma che si possono vedere. Cioè, no, Strand non ha fatto solo le foto che sono qui, ma come si può immaginare in un progetto di questo tipo, in Arizona, Tucson, c'è un importante archivio dove ci sono questi inediti che ci starebbero benissimo in questo libro. Guardate anche queste posizioni, vedete come lui sta cercando la composizione per una fotografia. Questa è una foto verticale, così. Ma poi a lui allarga. Vedete anche questa, il fratello, il nostro Remo, qui c'è ancora, sullo stipite, la figura della madre qui con le mani, seduta, non in piedi. Anche qui un altro, queste sono tutte fotografie singole, ci sono, si possono vedere in questo archivio. E guardate qui Strand, l'anno dopo di aver lavorato a Luzzata, e lui, questa è una copertina di lui, vedete che è qui, lui sta sistemando la camera, e qui c'è un'altra signora che è nella stessa posizione della figura di Luzzara. Questo libro è molto vicino a quello di Luzzara, è un libro fatto nelle isole Ebridi, quindi nel nord dell'Inghilterra. Appena finito il lavoro su Luzzara, gli rimane anche questa voglia di fare questo tipo di fotografia. Nel libro delle Ebridi c'è questa fotografia che vedete, è un primo piano delle mani della mamma. Ma, sì, molto provate. Allora, adesso vi faccio vedere questa presentazione, vi metto la prima fotografia di un paese, che è questo Ponte di Barca. Allora, come arriva Paul Strand a Luzzara? Zavattini aveva delle intenzioni, e come si incontra con Zavattini? Come mai nasce questo progetto che, come ha detto Roberto, è il primo fotolibro italiano? Dovete pensare che questo libro arriva in Italia quando viene pubblicato ed è una sorta di alieno che scende sulla terra, nel senso una cosa che nessuno era preparato. Non so, il monolite nero, avete visto 2001 dove sei nello spazio, quando c'è il monolite nero ci sono le scimmie che non capiscono che cos'è questa cosa, che sarebbe poi il simbolo dell'arrivo dell'intelligenza per l'uomo, no? Però questo libro, quando arriva, è un unicum, è una cosa che si fa fatica a capire, perché il mercato dell'editoria italiana non era pronto per questa cosa. Quando Paul Strand, ripeto, arriva in Francia nel 49, conosce Zavattini a un convegno di cinema a Perugia, un convegno di cineasti che riflettono e si incontrano per discutere anche sul tema del neorealismo. Nel 1949 a Perugia, Zavattini è uno dei conferenzieri, uno di quelli che parla, perché era già lo Zavattini riconosciuto come uno dei padri fondatori di questo movimento. Paul Strand è qui perché, come vi dicevo, viene da un'esperienza cinematografica, soprattutto di documentari. Si vedono per la prima volta, non si conoscono, si stringono la mano, ma comunque è un momento in cui non si conoscono ancora.
qualche anno dopo, Strand è rimasto in contatto con un giovane critico di cinema che si chiama Virgilio Tosi, di un circolo di cinema romano. È un signore che c'è ancora, perché abbiamo un centinaio di anni, se centinaio, 98 o 100, non lo so. E cosa succede? Strand dice a Virgilio Tosi, si scrivono diverse lettere, lui da Parigi dove abitava, Virgilio Tosi a Roma, io guarda, non ho abbandonato l'idea, gli dice, di fare questo ritratto di una comunità, di una piccola comunità preferibilmente italiana, di un lavoro, però ho bisogno per farlo e per fare in modo che emerga questo stretto rapporto che ci può essere tra le persone e il paesaggio, tra le persone che abitano un territorio e il paesaggio che vivono. Ho bisogno di l'odio di uno scrittore, perché io voglio fare un libro che non è semplice fotografia, ho bisogno anche di testo. E Virgilio Tosi, dopo aver scartato alcune persone, però gli dice, ma per me la persona che fa per te è Cesare Zavattini. Si incontrano nel 1952, come gli dice il libro del 55, quindi si incontrano già 3 anni prima a Roma, in un locale che si chiama Le Colline Emiliane, dove Zavattini portava tutti, cioè quelli che lo andavano a incontrare, lui lo portava in questo posto dove si mangiava bene, si mettevano a tavola e le discussioni nascevano lì. Strand fa vedere un suo lavoro del 1952, proprio appena uscito, sulla Francia, un bellissimo lavoro fotografico. Zavattini, di primo impatto, gli dice: tu non hai bisogno dei miei testi, le tue fotografie parlano da sole. Strand gli dice: no, io insisto, ho bisogno di uno scrittore perché io credo che la fotografia e l'immagine non facciano uno più uno, ma addirittura arrivino a tre. Cioè ho in mente una cosa che non sia il semplice accostamento, non voglio la didascalia della fotografia, ma voglio un qualcosa che costruisca un racconto di più, un montaggio cinematografico, un paese costruito in questo modo. Zavattini si convince, ma inizialmente non pensa a Luzzara, pensa a dei luoghi che lui conosce molto meglio, cioè quelli del centro Italia. Perché? Ma perché Zavattini, non molti lo sanno, ma vive a Luzzara solo 7 anni della sua vita, stabilmente, ma fino alla prima elementare. Poi da lì inizia una serie di tragitti che lo portano in giro per l'Italia. I suoi erano caffettieri, quindi avevano, era il figlio maggiore, ne avevano 4 figli. Lui studia le elementari a Bergamo da una zia, quindi i suoi avevano, gestivano una caffetteria che faceva anche ristorante, pasticceria, insomma una sorta di lavoro che li portava spesso a non occuparsi dei figli. Quindi vengono un po' spediti in giro e lui farà poi le scuole ad Alatri, finisce nel Lazio, poi ha un'esperienza universitaria a Parma, poi si trasferirà a Milano nel 1930 fino al 1939, poi il grande salto a Roma dal 1940 fino al 1989, l'anno in cui muore a Roma. Quindi lui conosceva molto meglio delle zone che erano di dintorni di Roma e quindi porta Strand a Gaeta, a Fondi, ad Alatri, dei bellissimi posti, ma Strand, quello che scrive nelle lettere dei suoi amici, anche statunitensi, dice io ho trovato troppa miseria, cioè io voglio fare un lavoro sulla dignità dell'uomo e qui ho trovato dei posti dove c'è una grandissima povertà, tantissime macerie, ma non mi interessa fare un documento di quello che è l'Italia da un punto di vista della distruzione che è uscita dalla guerra, ma voglio fare qualcos'altro, un altro tipo di lavoro. E allora interviene una cosa che è un po' una leggenda, che è un po' ha generato il nome di quello che si chiama qualsiasi età, un termine fatto da Zavattini, del vabbè, allora facciamo così, chiudiamo gli occhi, puntiamo il dito sulla carta geografica e andiamo lì. Il dito è caduto su Luzzara, non ci crede nessuno, nel senso che Zavattini vuole tornare a Luzzara, l'idea è quella, l'idea è che Strand dice almeno uno di noi due deve conoscere il posto, insomma io vengo dagli Stati Uniti, tu sei, insomma, sei lo scrittore che parlerà del tuo paese, ma Zavattini dirà anche in questa introduzione io sono grato a Strand perché in realtà pensavo di conoscere il mio paese, addirittura dicevo seppellitemi dove sono nato, ma dicevo delle cose così, un po' per sentito dire, no? Perché ero legato a un posto in cui anche ho largamente sofferto, ma in realtà sono grato a lui perché io ci sono nato 2 volte, la prima volta nella realtà e la seconda con questo libro, perché per la prima volta Zavattini entra in contatto in maniera importante
con il suo paese di origine, cioè riallaccia dei rapporti che aveva già iniziato qualche anno prima, ma credo che questo libro sia proprio fondamentale per questo tipo di discorso. Si incontrano due autori che sono nel pieno della maturità, se vogliamo chiamarla artistica, della loro carriera. Paul Strand è del 1890, di origini boeme, il nome originale è Paul Stansky, ma nasce negli Stati Uniti, allievo di Stieglitz, fotografo grandissimo, fotografi che si distaccano dalla linea del pittorialismo, cioè la fotografia, come sapete, è come il cinema, è un genere, un'arte che nasce molto più tardi rispetto alla pittura, alla scultura, no? La possiamo datare, quindi ha un percorso che fa. C'è un filone della pittura che è sempre stata subordinata e legata alla pittura, cioè andiamo a riproporre, no, anche come stile, come impostazione, la pittura, cioè ripetiamo e rifacciamo le stesse cose, però con la fotografia, come se fosse una sorta di traccia visiva, non con il pennello ma con la luce. Lui, come altri, cominciano a distaccarsi da questo discorso, si parla di modernismo, si parla di un nuovo tipo di fotografia, stiamo parlando del 1910-1915, e quindi inaugurano una fotografia moderna, e per lui si parla di straight photography, fotografia diretta, che guarda direttamente le persone, soprattutto anche i ritratti, e quando si trova a Luzzara dirà che lui si troverà a lavorare, a proseguire un lavoro che aveva già iniziato negli anni 20, che poi avrà interrotto, ma che è quello appunto di fare dei grandi ed importanti ritratti. Lui parte con quest'idea, il ritratto di una persona, ma attraverso questo svelarne l'interiorità e far capire del rapporto con il paesaggio, cosa difficilissima, però lui dice se ci sono riusciti, lui cita dei modelli che sono dei pittori, Piero della Francesca, cita Cézanne, cita Van Gogh, e dice io voglio svelare in un ritratto l'interiorità di una persona, non mi interessa fare semplicemente la fototessa, la fotografia, ma voglio andare a catturare l'interiorità, quello che è il suo vissuto, quello che è il suo rapporto con un territorio. Per Zavattini il percorso che lo porta negli anni 50 a iniziare a fare questo libro è un altro, è un lavoro diverso, ma che è passato anche questo dalla fotografia, perché Zavattini nasce come uno scrittore, inizialmente etichettato come umorista, le prime cose che scrive, le scrive per delle riviste, e il primo libro che pubblica nel 1931 si chiama Parliamo tanto di me, anche molto divertente, perché è una cucitura di una serie di racconti, è una sorta di viaggio ultraterreno, nell'oltretomba, quindi una sorta di viaggio dantesco, no? Quindi con dei racconti sugli spiriti, su... E poi Zavattini è più giovane di Strand. Zavattini è nato nel 1902, quest'anno è il 120° anniversario, ha 12 anni in meno, quindi anche lui in questi anni ha 50 anni, quando si incontrano una cinquantina d'anni, per quello che vi dico anche lui nel pieno della maturità. Ma un percorso molto lungo che lo porta poi nel 1930, vi dicevo, andare a Milano, e a Milano da semplice correttore di bozze per Rizzoli, lavorerà con Rizzoli, Mondadori e Bompiani, tutte le più importanti case editrici, il mondo della cultura milanese di quegli anni e dell'editoria, ma diventerà il direttore editoriale per tante collane che usciranno in quegli anni. Zavattini, ve lo dico qui, non è il tema del nostro incontro, ma per dire, inventa il fotoromanzo, è lui che lo fa. Porta per primo i fumetti della Disney in Italia, Topolino viene portato da Mondadori ed è Zavattini il direttore editoriale che porta tutto questo, cioè fa delle cose incredibili, molto avanti, scrive delle sceneggiature per fumetti, in pieno anche ventennio, con una velata anche critica al regime. Lascerà Milano nel 1939 per fare questo grande salto, avendo già iniziato a scrivere dei soggetti per il cinema per Rizzoli, quando conosce De Sica, e si sposta a Roma nel 1940. Da qui inaugura una carriera soprattutto di soggettista per il cinema. Okay? Lui è molto più famoso per questo tipo di lavoro, per il cinema. Arriva a Luzzara che sono già usciti dei capolavori del cinema italiano, come dicevamo all'inizio, basti citare L'Ade di biciclette, è già uscito Miracolo Milano, 1951, altro capolavoro. Nel 1952 esce Umberto D,
film straordinario. Ma che, come vi dicevo, già in questo momento c'è un clima in Italia che già dal dopoguerra, quando diceva che c'era questo grande entusiasmo, queste possibilità di fare tanto, aveva già iniziato a chiudersi. E la censura, in quegli anni guidata da Giulio Andreotti, per quanto riguarda il cinema, aveva già fatto qualche uscita dicendo che i panni sporchi si devono lavare in casa. Quindi film come Umberto D non veniva boicottato, non veniva distribuito, e a De Sica veniva consigliato di staccarsi da quel personaggio di Zavattini, no? Cioè, stiamo parlando di questo clima qui, quelli che oggi noi parliamo grande cinema italiano, dobbiamo pensare che allora prendeva dei premi in tutto il mondo e in Italia difficilmente lo si poteva vedere. Quindi come arriva Zavattini in questo momento? Si sta già discostando dal cinema, pensiamo a quello, perché continuerà per tanti anni a lavorarci, ma vedrà che ci sarà sempre un ritardo rispetto all'idea che voleva portare avanti, al messaggio che voleva portare, rispetto agli esiti che il cinema riesce a dare, perché il cinema prenderà sempre di più una piega commerciale, quindi sposerà il sogno della Hollywood americana in un certo senso. Lo sappiamo, no? La Hollywood sul Tevere, Cinecittà che viene fondata, insomma, un sogno che in realtà quel tentativo di scoperta di Italia mia, di voler veramente andare a scoprire l'Italia e gli italiani, rimarrà sulla carta. Lui quel sogno lì, quell'idea dell'Italia mia, lo penserà prima per il cinema e poi appunto per questi libri fotografici, ma anche in letteratura. È una cosa che aveva già pensato nel 1940, l'idea di fare un film che si chiama Il mio paese. Che cosa ci serve? Niente. Io, un operatore, e tutto mi sembra niente rispetto a una cinquantina di bambini che mi sono intorno che mi dicono ver la bocca da peu in dialetto. Cioè è una cosa che dice il soggetto io non ce l'ho, mi basta andare lì e il soggetto nasce nel momento in cui io incontro il luogo. Questo volevo farvi, questa premessa, per farvi capire come arrivano queste due persone a Luzzara, questi due grandi autori a Luzzara. Si convincono di andare a Luzzara, fanno dei sopralluoghi e Strand una cosa che dice da subito, adesso la faccio andare avanti, così la vedete, è che è difficile fotografare Luzzara, dice è infotografabile, scrive in alcuni momenti, perché si trova davanti a un paesaggio totalmente, completamente piatto. Difficile trovare gli orizzonti, dei punti che siano dei punti con dei monumenti, dei monumenti significativi, sembra dice che tutto sia stato sciupato dal tempo. Ma stiamo parlando di un piccolo paese di 9.000 abitanti nella Bassa Padana, molto simile magari a questo territorio, a dove ci troviamo adesso, un paese prevalentemente agricolo e contadino. E lui riesce a trovare il cosiddetto click, quello che gli fa cambiare le cose, nel rapporto con le persone che conosce e nell'incontro con il fiume, che è l'elemento fondamentale. Questa prima immagine del libro, che stavo dicendo film perché giustamente veniva definito un film su carta o un documentario scritto, è un ponte di barche che oggi non c'è più, un ponte di barche che era vicino a noi, perché il progetto iniziale doveva chiamarsi Tra due ponti, non doveva solo essere Luzzara, il titolo non doveva essere un paese, ma doveva raccontare un territorio. Vedete, queste sono le prime fotografie che compaiono nel libro. È l'arrivo nel paese attraverso il fiume, poi si entra nel paese, sono 88 fotografie, per terminare con un'altra immagine di acqua e di un ristagno d'acqua in realtà in un fosso. Lui parte dai ritratti, ma come vedete ci sono diversi altri elementi che inserisce. Campagna, tipica delle nostre parti, e dobbiamo pensare che anno è il 1953. Le fotografie sono stampate prevalentemente nel 1953, quindi il libro uscirà due anni dopo, nell'aprile del 55. È un'Italia contadina, questo è il fiume Po, questo ad esempio è una lanca che non esiste più perché poi il Po ha cambiato il suo corso, è stato arginato diversamente. Queste sono le biciclette dei terrazzieri sul fiume. Questa è una foto
dove abbiamo anche il contraltare, un'altra fotografia fatta dalla moglie, dove c'è la fotografia dei lavoratori sul fiume che hanno costruito i pennelli. Questa è una tipica ingresso da un'aia. Vedete il mondo contadino. Probabilmente se Strand fosse arrivato a Luzzaro 2 anni dopo, questa società sarebbe già cambiata e sarebbero state altre fotografie. Nel 1954 inizia le trasmissioni della RAI, la televisione. Viene messa in produzione lo stesso anno la prima utilitaria più famosa, la 600, la 500, cominciano a vendere molte di queste macchine. E quindi dovete pensare in un paese così, dove ci si trovava principalmente nelle aie, alla fine del lavoro, a raccontare grandi famiglie, non si andava in paese, difficilmente, anche dei racconti che sì, ci sono in questo libro, che sono raccolti. Il passatempo serale era raccontarsi delle storie, stare nell'aia, tutta la famiglia, con i figli, le nuore o le figlie. In paese si andava al mercato, al lunedì, da noi, alla fiera, la fiera del paese. Si andava ogni tanto a Reggio Emilia, forse se si doveva prendere qualche cosa lì, che non si trovava in paese. Ma quindi era vissuto tutto a portata di bicicletta. Dove ti porta la bicicletta? 20 km, 30 km nelle sagre, ma non più di così. Con l'arrivo dell'automobile cambia qualcosa. Con le prime automobili, con i primi spostamenti, i giovani cominciano ad avere le lambrette con le motorette. E la televisione determina che rischia tutto. Dove lo andavamo a vedere? Nei bar. Quindi si andava in centro. Lascio la doppia. Ancora prima, comunque tutti questi, la televisione porta la gente a ritrovarsi nell'unico posto, nei due posti che avevano la televisione in piazza, ancora prima che nelle case. Quindi cambia un modo anche di gestire il proprio tempo libero alla fine. E tutto questo determina dei profondi cambiamenti. Quindi queste fotografie sono il segno, le fotografie di un paese che in quel momento stava cambiando radicalmente, ma ancora non lo sapevano. Vedete queste foto fatte un po' più dall'alto sull'argine del fiume, che determina la chiusura appunto anche del paese. I bambini, e qui ci saranno poi tutti i testi raccolti da Zavattini. Come lavora Strand? Strand fa un primo sopralluogo a Luzzaro nel dicembre del 1952 e concentra la maggior parte delle fotografie, principalmente i ritratti, nella primavera, tra fine marzo e metà maggio del 1953. Manda le fotografie a far vedere a Zavattini, questa è la foto dell'ingresso del paese, dove ha fatto togliere, qui sotto dove c'è la bicicletta c'erano tutte le selle fatte proprio dal sellaio di quello che era il maniscalco anche di Luzzaro, che faceva tutti i finimenti per gli animali, per i cavalli, per gli animali. E qui fa appoggiare una bicicletta, un simbolo, poi si entra dal paese da questa parte venendo da Guastalla. Quindi Strand manda le fotografie a Zavattini, che le trova straordinarie, però vuole ampliare il discorso, vuole fare in modo che ci siano scene come questa, cioè delle scene collettive in cui si percepisce anche la vita collettiva di un paese. Non solo ritratti, come vedremo tra poco, vi faccio vedere quali sono i ritratti che intende Strand, ma delle scene di vita, e queste foto sono scattate qualche mese dopo, quando Strand ritorna a Luzzaro, nel ottobre, tra settembre e ottobre, sempre del 1953. Questa è una foto del mercato di Luzzaro, del lunedì. E come vedete c'è tutto il paese in piazza nel mercato. Anche questa è sempre una foto fatta da un balcone che è leggermente in alto. Vedete com'è pieno, no? Sì, la foto in bianco e nero ce ne sono forse qualcuno un po' più chiari, le tonalità credo fossero queste. Queste poi avremo anche le fotografie, si vede di Strand che sta fotografando, vedete l'ingresso di un negozio. Ci sono anche, insieme ai ritratti, a queste scene, anche gli elementi che costituiscono la vita, appunto gli elementi che costituiscono la vita del paese. Questo era il sindaco di allora. Questo ci identifica già, questa è la foto davanti a un bar, come Strand fotografava le persone. Allora, molto spesso, vedete, io vi dicevo, vuole arrivare all'interiorità delle persone.
Qui c'è uno sguardo che sembra guardare in avanti, non guarda direttamente noi, non sorride, è messo davanti alla soglia di una porta, dietro molto spesso è nero. Strand non entra mai nelle case dei Guzzaresi per due motivi. Qualcuno ha detto: ma sì, era una persona molto seria, lui non parlava italiano. Chi lo aiuta soprattutto in questa campagna fotografica guzzarese sarà questo Valentino Lusetti, uno dei fratelli che finiscono in copertina, perché era stato prigioniero degli americani durante la guerra, quindi degli inglesi, quindi sapeva l'inglese. E quindi diventa una figura fondamentale per il lavoro di Strand, perché Zavattini non è mai a Luzzara quando Strand fa le fotografie. C'è solo all'inizio, nel 53, quando lo accompagna per la prima volta, ma poi non ci sarà più. Si scrivono per tutto il tempo, lettere per tutto il percorso del libro, le lettere importantissime pubblicate, abbiamo qui anche in vendita al Bookshop, se lo volete poi vedere. Si chiama Lettere Immagini, cioè lettere tra Strand e Zavattini, scritte in francese, qui sono tradotte in italiano principalmente, chiaramente, e dove si capisce come è costruito il libro anche nel tempo, quali sono le osservazioni di Strand, quali sono quelle di Zavattini e cosa si può fare. Vi dicevo, Strand era una persona anche molto seria, molto austera. La moglie e Valentino Lusetti riescono a entrare di più in contatto con le persone. Ma c'è una precisa volontà di mettere le figure davanti, per metterle davanti a un luogo che sia loro familiare, quindi molto spesso è il luogo di lavoro o la propria abitazione, ma lui per discrezione poi non entrava nelle case, a meno che poi non fosse in amicizia, però nemmeno quella famiglia Lusetti fa questo tipo di lavoro. E come vi dicevo, vuole concentrare, lui chiude e porta tutta la nostra attenzione molto spesso sullo sguardo di chi ci guarda. E lo dice in alcune lettere, viene detto anche in una tavola rotonda molto importante di studio su di lui, chiedeva di non sorridere, perché riteneva che una fotografia con un sorriso, su una fotografia con un sorriso, noi passiamo molto più velocemente davanti a questa foto, la vediamo ed entriamo forse da subito in sintonia, ci troviamo forse più a nostro agio e non ci soffermiamo su un'immagine invece che sembra un po' più, come dire, non inquietante, perché non è così, ma comunque che ci interroga. Lui vuole che noi ci fermiamo sul volto delle persone ritratte. Queste sono altre scene di vita e di paese. Vedete anche qui siamo sotto i portici, stanno giocando a carte, c'è un'altra foto che ce lo fa vedere, ci sono dei manifesti qui, Via col vento, che è un film del 1939, ma si arriva dopo anche nei paesi. Questo è un altro ritratto, guardate, anche questa figura vi guarda negli occhi, ce ne sono tante così. Altra figura, il farmacista del paese, ci siamo. Questa è un'altra figura importantissima, adesso io arriveremo anche al testo di Zavattini. Questo anche lui, sulla soglia probabilmente del portone di casa. Lui di origine era bolognese, ma arriva a Luzzara giovanissimo, come giovane farmacista, viene richiamato alle armi durante la Prima Guerra Mondiale, ritorna dopo la Prima Guerra Mondiale a Luzzara, purtroppo la moglie muore durante quel periodo di febbre spagnola, stiamo parlando degli anni 15-18, rimane a Luzzara come farmacista e lui, nel testo che Zavattini raccoglie, Zavattini utilizzerà due metodi. Quello più importante è quello delle interviste. Quando vede i ritratti di Strand, lui li raccoglie tutti e poi andrà a trovare tutte le persone che lui ha fotografato e gli farà delle interviste. Vuole che a parlare siano le persone ritratte. Quindi non usa mai, c'è la prima persona che parla. La fotografia, quando ci guarda, ci sta parlando a noi oggi. E lui dice: io sono di Bologna, faccio il farmacista. Il mio è un lavoro abbastanza duro, perché mi alzo presto la mattina, non ho orari, finisco tardi, perché la mattina mi alzo per preparare le medicine. E quindi esco poco, però la cosa che mi piace di più di Luzzara è il po'. E io ci vado quando posso, alla sera, vado a fare le camminate. E lì ho visto, dice proprio, i luzzaresi, che sembrano delle anime dure, chiuse, che vanno da soli a po', a piedi o in bicicletta, si mettono lì davanti, uno distante dall'altro, e stanno come in preghiera. Poi quando vengono via, li vedo che sono come pacificati,
come se fossero stati in chiesa. Quindi lui già in queste parole che Facchini dice e che Zavattini riesce a restituire, ci dice già molto di quello che è il cuore della ricerca di Paul Strand, la ricerca appunto di un rapporto tra uomo e territorio. Strand dice che io vedo che in ogni volto, ogni ruga, ogni elemento di un viso che ho ritratto, mi sembra che possegga, abbia la capacità di trattenere un pezzo del paesaggio che c'è attorno, che io vedo. Io cerco questo nella fotografia. Quindi un movimento, come vi dicevo, che chiunque che va al di là della semplice fotografia. Guardate anche questo, una bambina, anche qui c'è il suo racconto. Seria, ci guarda. Questo è un po' di là, un altro che è il facchino di piazza. Vedete la teoria dei ritratti, come vi dicevo, molto spesso, il piano americano, appena sotto, non una figura intera, difficilmente, in verticale. Questo è un dipendente comunale, come vedete, si può anche arrivare a capire il lavoro che fanno, no, dall'impostazione. Dovete pensare che queste fotografie di Strand, che sono negli anni 50, che ripetono un modello di fotografia che lui aveva già sperimentato molti anni prima e che, ad esempio, nelle fotografie di un altro grande fotografo tedesco, in questo caso che si chiama O. August Sander, aveva fatto negli anni 30 e si chiamava Volti del popolo tedesco, e che ogni aspetto, ogni ritratto, il sottotitolo, nella didascalia c'era il panettiere, la guardia giurata, e c'erano proprio tutte le tipologie fatte con i volti. E molto spesso pensate che il modello di Strand è così forte che molto spesso queste fotografie, che sono addirittura precedenti, sono negli anni 30, vengono lette come se fossero successive, come se fossero debitrici all'opera di Strand. In realtà sono precedenti. Questo è il sellaio, di cui abbiamo visto prima forse la zona, con la bicicletta. Questo ha un leggero sorriso, è un ha sgarrato. Questo è montato nel libro, a fianco di questa fotografia abbiamo questa, è accostata nel libro, che è praticamente, sono dei finimenti che venivano messi magari di fronte a un cavallo. E il libro, questo è un altro capitolo che possiamo aprire, è impostato sempre in questo modo. Vedete che ci sono delle fotografie più piccole, alcune a tutta pagina se non a filo, e il testo deve avere un equilibrio con l'impostazione grafica. La stessa copertina, Strand, la fa fare a un amico americano che ha fatto il logo della CBS, cioè nel senso che era un grafico professionista, in cui ci voleva, secondo lui, un equilibrio tra i titoli, come venivano messi le immagini. La stessa cosa, la griglia compositiva del libro non è mai, vedete? Non sono mai uguali le fotografie, cioè non sono tutte messe allo stesso livello. Il testo cambia delle volte in alto, delle volte in basso, delle volte non c'è, e c'è solo tutta pagina. Questo è per creare un movimento, come vi dicevo, è costruito come un montaggio cinematografico, e gli stessi testi di Zavattini che realizza dopo dovevano rimanere in questa griglia. Quindi c'è anche un grande lavoro di lima, perché non potevano essere più lunghi di un'impostazione grafica che era stata data inizialmente. È per quello che vi dico che questo libro è un UFO, è una cosa che non si era vista. Pensate che Einaudi, che fa una cosa assolutamente all'avanguardia, la prima edizione oggi è quotata attorno ai 700-800 euro, la prima edizione del libro, ha queste dimensioni il libro, voleva fare, inizialmente quando si trovano per proporre il libro a Einaudi, un formato che era grande così. Cioè, quindi praticamente era quello fatto per una collana che loro già avevano per le liriche cinesi, no? Più piccolo di questo quaderno. Strand ha detto, forse non avete capito quello che voglio fare, il lavoro che... Okay. Quindi dare dignità e spessore alla fotografia. Non eravamo abituati ad avere un libro di questo tipo. E infatti, questo libro che esce come un fuori collana, non esiste nei Einaudi una dimensione di questo tipo, allora diventa il primo numero di Italia Mia, avrebbero dovuto essercene altri. Anche sulle città c'erano già dei progetti in atto, ad esempio un fotografo tedesco ha lavorato su Napoli e l'introduzione era di Vittorio De Sica, ma viene stampato in Germania, non in Italia.
Questo è un fallimento editoriale da un punto di vista economico, vengono stampate 1000 copie, ma viene messo in vendita a 3000 lire, perché altrimenti la casa editrice non riusciva a... Ma 3000 lire nel 1955 equivalevano al prezzo di una bicicletta. E quindi potete immaginare, Luzzara, questo viene regalato dalla casa editrice, da Strand e da Zavattini, alle persone fotografate, ma nessuno lo comprò. In Italia stessa, nonostante la grande promozione editoriale che venne fatta, questo libro non andò a bucare, anche per gli elementi che vi dicevo prima, per una certa ostilità, per un racconto che sembrava un racconto della povertà. In realtà questo è un racconto che guarda, oggi lo guardiamo come una marcorde, no? Come eravamo ieri, ma in realtà loro stavano guardando che cosa stava succedendo in quel determinato e stesso momento. Poi lasciamo perdere che questo diventa un messaggio universale, perché queste figure possono essere anche non datate. Dovete pensare a una società italiana che per diverse, ma forse centinaia di anni, se noi andiamo indietro, cambia forse il vestito, ma forse dalla fine del Settecento fino alla metà degli anni 50 la società viveva sugli stessi ritmi dettati dalla natura. Poi da lì a poco sarebbe cambiato tutto. Quindi, vedete, anche questa è un'altra figura. Qui dice: con mia sorella abbiamo litigato, lui dice questa cosa, è lapidaria, abbiamo litigato perché lei ha votato differente da me. Poi abbiamo fatto pace e ho scritto una cartolina. Salute, finisce così. E c'è anche un qualcosa anche delle volte di umoristico. Questa, vedete che è... Non è quella di Padre Pio? Di Padre Pio, sono andato da Padre Pio e sì, esatto, lui mi ha aperto, no? Questo qui non so se lo dica, ma qui dentro ci sono mediatori anche che si occupavano di formaggi, vedete anche dai vestiti, no? Che è diverso da quello che abbiamo visto poco fa. Questa è una signora che, come vedete, alle sue spalle ha queste trecce fatte con... intrecciavano la paglia e costruivano i cappelli di paglia. Luzzara era famosa, anche a Villa Rotta, che è una frazione che chiamavano la Villa dei Cappelli, che venivano esportati anche in Sud America. Ci sono fotografie che raccontano questo. Guardate, foto di fianco, tutti questi cappelli. Qui vengono raccolte le testimonianze dei bambini. Questo è il calzolaio. Vi dicevo, il tentativo di Strand di arrivare a chiudere, Zavattini fa un movimento contrario, che è quello di cercare sempre di aprire. Cioè, per Zavattini la fotografia è un ponte. Cosa vuol dire? Lui lo dice: per me la fotografia è un mezzo, è un ponte per arrivare da un'altra parte. Cioè, come la scrittura, come il cinema, come la letteratura, la fotografia, io non le vedo fine a se stessi. Non ce la dobbiamo raccontare noi intellettuali, perché altrimenti ci chiudiamo e non raccontiamo niente, ce la raccontiamo tra di noi. A me la fotografia serve per arrivare da un'altra parte, cioè un ponte per andare, faccio un esempio, da Luzzara a Sustinese, no? Per andare a incontrare delle persone e raccontare quello che sta accadendo. Quindi per me il mondo che mi interessa non è chiuso da questa inquadratura, ma è quello che ci sta fuori, è quello che queste persone mi raccontano, è quello che ci sta attorno, è il paese che loro stanno vivendo ed è quello che mi cerca di fare attraverso la scrittura, che insieme alle fotografie crea questo movimento. Cioè è un paese, è un libro che si muove, non è fermo, non è fossilizzato, è un libro che si muove ed è fondamentalmente, questa è stata anche la sua fortuna, anche la sua riscoperta, è un qualcosa che continua a parlarci anche oggi, perché è un qualcosa che hanno utilizzato anche altri fotografi, un modello, utilizzare quel modello utilizzato anche in un paese, cioè andare nel luogo, intervistare le persone, fotografarle, costruire un discorso. Questa era l'arcata di fianco dove avete visto il cinema prima. Questo è un uomo che è a poco, che sta guardando una piena probabilmente. 51? Queste foto sono dopo, ma le piene poi ci sono state anche successivamente. Zavattini aveva anche una scrittura, guardate anche questa signora, qui presa figura intera, a ricovero.
figura, un violinista. Vedete anche qui questi cieli, direi tipicamente padani. Questa è una foto che anche Strand, quando scrive, si scrive poi per anni anche non solo con Zavattini ma anche con Valentino Lusetti, con questo contadino, si scrivono per tutta la vita fino a che rimangono. E gli dice, parlando di questa foto, che gli era venuta particolarmente, gli piaceva molto questa fotografia della forma di Parmigiano, anche per le forme, per le... Questo invece era un mediatore di formaggi. La Latteria Cristo, che anni dopo ha fotografato anche Olivo Barbieri, fotografo, che ha recentemente presentato un libro proprio a Mantova, al Teatro Milviena, settimana scorsa, che si chiama Il disegno dell'acqua. Ha ricevuto un incarico dalla Banca Agricola Mantovana e ha fatto un lavoro sul territorio, quindi tutto il 2001. Vedete anche qui sulla soglia di casa, vedete che sul retro, andato troppo avanti, sul retro abbiamo l'androne aperto di casa dove si entrava, scarpe perfettamente lucidate per questa fotografia in primo piano. Qui dall'argine probabilmente i campi. E qui anche gli elementi della vita contadina, i manici, il cappello, un taglio del bosco. Questo per farvi anche capire che questo... Queste cose, cioè, non è che poi siano così lontane, fino agli anni 60, quasi 70, esistevano anche qua. Assolutamente. Poi è cambiato tutto. Poi è cambiato tutto. Ma infatti, allora, Luzzara, come vi dicevo, è diventato un palinsesto dove tanti fotografi sono tornati, perché questo libro è diventato famoso, anche se invenduto inizialmente. Poi che cosa succede? Negli anni 70 Gianni Brengo Gardin, che è un fotografo milanese che c'è tuttora, 92 anni tra poco, grandissimo fotografo, viene chiamato dal catalogo, dai Bolaffi, che fanno i cataloghi d'arte, per documentare nei loro studi il movimento dei pittori naïf, di questa moda che si era creata, di questa grande attenzione che si era creata nei confronti dei pittori naïf. Quindi lui girerà tutta l'Italia per andare a fotografare all'interno delle loro case i pittori. Ovviamente, essendo nato Luzzara pochi anni prima, nel 1967, il Museo Nazionale delle Arti Naïf, arriva anche a Luzzara a parlare con Zavattini e per andare a fotografare i tanti pittori che stavano nella zona di Luzzara, di Guastalla, di Gualtieri. C'erano ancora vivo Ghizzardi, Rovesti, sono i nomi più importanti. Ligabue era già morto nel 1965, e quindi fotografa tutti quelli che c'erano. E tre volumi vengono pubblicati. Che cosa succede? Che parlando di fotografia salta fuori il tema di un paese, che è questo libro di Strand che Gianni Brengo Gardin conosceva. Gli dice un libro bellissimo, però secondo me, rivolgendosi a Zavattini, tu avresti voluto fare un lavoro diverso, più sociale, più addentro alle persone, più vicino alle persone, ancora più politico. Stiamo parlando degli anni 70, eh? E lui gli dice, Zavattini, lo guarda un po' così, beh, allora fallo fare tu adesso Luzzara, ci vai tu e vai a documentare la tua Luzzara. Lui subito dice assolutamente no, perché dice io non mi posso mettere in confronto con Strand, che era già una figura mitica nella fotografia. Poi si convince e lo fa alla sua maniera, fa un reportage. 1973, 20 anni dopo, ne uscirà un libro che si chiama Un paese 20 anni dopo. Cosa si determina? È un ritorno sui luoghi. Quello che nota Brengo Gardin e che noteranno altri dopo è che tante cose che Strand aveva fotografato potevano benissimo essere rifotografate ancora. C'erano ancora degli elementi di mondo contadino che persistevano. Però ovviamente nella visione di Brengo Gardin, che entrava nelle case, il primo che fa un libro che si chiama Dentro le case, un libro molto importante in Italia, è un modo di fotografare diverso. Va a documentare come vivevano gli italiani, ma entrando proprio in casa. Documenta anche tutti i cambiamenti che negli anni 70 c'erano, che sono le fabbriche. Luzzara aveva delle fabbriche, aveva delle industrie che
E quindi c'è anche questo, ed è un, se vogliamo, un libro molto più datato rispetto a quello di Strand, che è più universale, ha una visione anche più poetica. Quello di Gianni Vallejo Gardini è precisamente datato, è il 1973, stiamo parlando di quella società lì, in quei giorni era quella. Entra nelle case, ma noi siamo riusciti a capire i lavori che facevano quelle persone lì. Tu riesci a capire che lavori che stanno venendo dai vestiti? È cambiato molto, perché c'è un discorso che, come vi dicevo, che è cambiato completamente proprio il modo di vivere. Perché non li conosci più? Non so, è cambiato il modo di vivere, sì, cambiato. Ma sì, per lui era un modo anche di documentare, dovremmo vedere, per i Vallejo Gardini si vedeva proprio un mondo dove c'era l'alta borghesia, c'era il mondo contadino, si vedevano proprio le differenze anche per lui. Quando vi dicevo che Gianni Vallejo Gardini ha ragione nel dire che Zavattini avrebbe voluto fare un altro libro, quando si incontra con Strand, l'idea che aveva lui di libri fotografici era quello di mandare in giro per l'Italia dei giovani fotografi con delle macchine agili che esistevano già in quegli anni, negli anni 50 c'erano già delle macchine, delle piccole macchine che potevano essere, che consentivano di spostarsi anche molto più facilmente, molto più velocemente, addirittura quasi di non essere notati nel momento in cui si faceva la fotografia. In quegli anni c'era Henri Cartier-Bresson, che diventa famosissimo anche per questo suo modo di fotografare, l'istante decisivo, l'istante che vado a cogliere in quel momento, quasi senza essere visto. Vallejo Gardini è figlio di questo tipo di tradizione. Paul Strand fotografa lo Zara, adesso ve lo farò vedere, con un banco ottico, una macchina fotografica su tre piedi pesantissima che piazzava in mezzo alla strada perché aveva una durata lunghissima e sceglie scientemente di voler fotografare così perché voleva dei tempi lunghi e voleva un certo tipo di fotografia. Voleva che tutto fosse nell'inquadratura come l'aveva pensato e perché era un rifiuto nei confronti di un certo tipo di velocità, di un certo tipo di fotografia che in quei momenti stava andando avanti. E quindi Zavattini è molto incuriosito da questo modo di fotografare perché l'aveva inteso in un altro modo. Quindi ci sono, che si incontrano anche queste due visioni anche diverse e ne emerge un qualcosa che forse loro stessi, nel momento in cui esce il libro e circola e va in giro, non immaginavano. È un'altra cosa, quindi anche il libro prende una vita propria e inaugura un altro tipo di discorso che poi sarà fondamentale per altri tipi di racconto che vengono innestati dopo, cioè molta fotografia degli anni Ottanta, anche Luigi Ghirri, reggiano, che ha inaugurato anche lui un modo di fotografare che gira anche con un progetto collettivo di fotografi che si chiama Viaggio in Italia. Insieme a lui c'è Gianni Celati, grande narratore delle pianure, che riprendono delle cose di Zavattini, cioè riprendono questo modo anche di raccontare, di rallentare e di andare a raccontare il territorio. Posso? Sì. Quello che hai detto delle macchine agili è importante, perché se qualcuno ha visto prima che fattezza aveva un banco ottico, era impossibile trasportarlo dentro le cucine, impiantarlo, poter magari indietreggiare, esatto, di mezzo metro perché c'erano i mobili, era un banco ottico, quindi per strada poteva anche mettersi. E all'interno diventava anche un problema tecnico. Assolutamente, un problema tecnico, sì. Adesso scorro un po' velocemente per andarvi, anche questo, guardate, questa figura di anziano che è nel ricovero di Luzzaro. Lui dice, io ho fatto il bifolco ho 76 anni, ho fatto il bifolco tutta la vita. Io ricovero qui, sto bene, mangio bene, sono le vecchie che fanno casino. Però poi arriva la suora, li fa cantare e loro non litigano più. Cioè questo è il testo che raccoglie Zavattini, questa sua testimonianza, che vi restituisce anche. E questa foto è montata insieme a fianco a questa foto. C'è un rimando, sono dei rami attorcigliati, avete visto anche nella composizione, anche come lui che è tutto storto dalla vita che ha fatto, da quello che, guardate anche questa nota del laccio che tiene su la calza, che è uno spago. È lui che guarda di traverso, quasi in tralice da una parte. L'interno. E questa è la famiglia Lusetti, come vi dicevo, che è famosa foto come dicevo all'inizio,
questi sono tutti fratelli. Scalzi. Lì sulla porta con la madre, qui c'è la storia che ha, che vi dicevo, il fulcro attorno a cui, ha trovato il fulcro attorno a cui costruire anche tutto un paese, la figura della madre, di questa Anna Spaggiari, che racconta nel testo Zavattini intervista lei, che parla dei suoi figli e parla di quello che ha subito. Qui ci sono solo i figli maschi, le femmine si erano sposate e abitavano da altre parti. Poi nelle altre foto che abbiamo visto, fatte da Esel Strand, qui sono, adesso non ricordo nel testo, se volete ve lo leggo anche, ma credo che abbia avuto 14 figli. Potrebbe essere, tanti si sono trasferiti sul Mantovano, qualcuno abita Monteggiana, qualcuno anche in queste zone, ma adesso dovrei sentire i nipoti, perché comunque siamo in contatto anche con qualcuno di loro, quindi. Allora vi leggo solamente una parte, però è significativo la storia di questa signora. Mi sono sposata a 18 anni e ho avuto 15 figli, di cui 4 sono morti piccoli. Nel 21 mio marito Lusetti venne bastonato e poi fu battuto ancora nel 1926. Io non ho mai saputo il perché di tutto questo, so solamente che è stata la causa della sua morte. Nel 33, nella vigilia di Natale, è morto mio marito, lasciandomi in miseria con 8 figli maschi e 3 femmine. Durante la guerra i miei figli sono stati militari in Italia, Francia, Grecia, Germania, Africa e Inghilterra, meno il più giovane che aveva solo 16 anni. Nel 1946 eravamo tutti insieme dopo 14 anni di dolore materno, sogno di avere una casa mia vicino a una chiesa per andarci spesso. Mio figlio Bruno dice sempre: voglio lavorare la terra, la nostra terra, con le mani, con i trattori e simili. Sono 55 biolchi e dividiamo il 43% a noi e il 47% al padrone, compreso il lavoro delle donne che prendono 70 lire all'ora. Si lamentano tutti che è un mestiere da umiliazioni. Remo ha visto quando suo padre lo hanno picchiato in via Catania a Campagnola. C'era una macchina ferma e 5 o 6 persone, saranno state verso le 17. Nino dice che non ha mai capito perché hanno fatto la guerra. E Nino è stato prigioniero in Africa, dove si è trovato con suo fratello Valentino, prigioniero anche lui. Afro è stato in treno la prima volta quando è andato a militare, nel 43. Poi è scappato a casa e Guerrino ha avuto un po' la salute toccata dalle botte che ha preso in Germania. Nando era lì anche lui e per non morire ha mangiato anche una pelle di coniglio. Abita 8 km lontano da me perché nella casa del podere non c'è più posto per tutti. È una casa che ci piove anche dentro. Nel 45 mi hanno domandato se avevo voglia di vendicarmi, ma non avevo voglia di vendicarmi. Questo è la sua, il testo che raccoglie Zavattini. E come avete capito, questo è un libro che non può essere disgiunto testo e immagine, è concepito insieme, va letto. Come diceva Manganelli, bisogna leggerlo più di una volta, precipitandosi dentro, leggerlo, perché è una cosa. Ed è un testo concepito così. Strand aveva ragione, Zavattini l'ha capita questa cosa, ha avuto anche lui la stessa intuizione, fa dei testi meravigliosi, che restituisce anche senza usare il dialetto, e non è mai un italiano, ma usa una lingua che è fatta quasi apposta, che ci restituisce anche la cadenza quasi emiliana delle parole di queste persone. Noi capiamo che sono parole vere quelle che vengono dette in questo libro. E attorno a questa foto ruota veramente tutto il libro di un paese. Guardate anche questi ritratti. Questo è figlio. Adesso vi faccio vedere anche. Ma ad esempio in questa foto, che la scrittura di Zavattini è sempre una scrittura anche molto visiva, questa foto qui
ad esempio in una presentazione di qualche tempo fa, c'è stato un signore che ha detto, ma sì, ma io mi ricordo, in quel libro c'è una foto bellissima dove c'è quasi un temporale, e dove si vede questo signore che con un forcone prende una inforcata di paglia e se la mette in testa come un ombrello per ripararsi e sta andando via. Questa foto nel libro non c'è, questa foto è questa. Nel senso che è il testo di Zavattini che racconta questa cosa parlando di questa fotografia. E capite come è anche una scrittura che è profondamente visiva, che richiama, che riporta l'immagine, cioè un dialogo, delle volte a contrasto tra le immagini, non sempre Zavattini racconta quello che si vede qui, che si vede nell'immagine. Anche questo è una parte finale, questa ve l'ho detta. Questo è un tipico pescatore, Caracuo, che è uno che accompagnò anche Strange Zavattini in barca per fare un giro sul fiume. Questo ve lo fate vedere i ritratti di prima. Questa è un'altra storia molto triste, perché anche questa racconta una storia di suo marito, di sua figlia, la figlia, che vediamo, questa è Renza Grisanti, la postina del paese, la figlia si chiama Chira Compagnoni, che non ha mai conosciuto il padre, perché è stato ucciso il 14 aprile del 45, fucilato dai fascisti a ritirata. Questa è una foto invece del figlio di Zavattini, Arturo Zavattini, fotografo, grandissimo fotografo, anche lui 92enne, gli fa fotografie longevo, no? E qui vediamo lo Zavattini, questo è il ritratto che vi ho fatto vedere prima, che aveva il bastone fermo così, vedete com'è sorridente. Qui abbiamo seduto dalla parte, questa è un'altra foto fatta probabilmente lo stesso giorno sulla stessa barca, dalla moglie di Paul Strand, sul retro della barca, vedete, si mette, lui si sta girando verso di loro, e sulla barca c'è anche Strand, sempre una foto di Arturo Zavattini. Vedete anche qui, magari stavano parlando in dialetto, raccontando qualcosa. Questo è tutto attorno anche al discorso. Questa ad esempio è una figura, si chiama Angela Secchi, proprio in questi giorni lo raccontava Roberto, abbiamo Luzzara, un fotografo americano, viene dallo stato dell'Ohio, un professionista, allievo di Stephen Shore, altro fotografo che venne a fotografare Luzzara anni fa, che sta rifotografando il territorio di Luzzara e ha cercato le persone. È andato da questa signora, che c'è ancora, si chiama Angela Secchi, siete molto gentile, l'avvertiamo prima, però ha voluto andare a rifotografare, ha concesso diverse interviste, come potete immaginare. Anche qui c'è una storia particolare. Vedete che sotto questo vestitino a quadri lei ha una camicetta? Allora, dovete pensare che quando hanno chiesto di fare la fotografia, lei hanno chiesto lo zio perché le aveva perso il padre, e dicono di sì, e lei per il giorno della fotografia si mette il vestitino della domenica, quello della festa. Ma Strand voleva fare la fotografia di una giovane contadina, non voleva fare la giornata a festa, le fanno mettere questo camicione, il fazzoletto che è dello zio e il cappello dello zio, per fare il ritratto di una giovane contadina. Lei se lo ricorda ancora questa cosa, c'era rimasta male ovviamente di questa cosa qua. Vedete, qui appena dopo, fotografata con lo zio, Angela, lei. Lei infatti non faceva la contadina. Questa è un'altra coppia, parente dei nostri ferraresi. Questa l'hanno usata in una mostra a Filadelfia per una cartolina di pubblicizzare la mostra di Paul Strand, la più grande antologica che hanno fatto. Subito hanno usato questa fotografia. Questa è un'altra, ogni fotografia poi ha delle storie incredibili. Questi sono, come vedete, la fotografia di Garibaldi, di Cavour, il re di Emanuele Per, no? Durante le celebrazioni del 150esimo 2011, la regione Emilia Romagna aveva chiesto questa fotografia per fare, perché è molto significativa, un fotografo americano che fotografa un murale su una casa contadina da noi, ma non si trovava più. Recentemente sono andato a casa di una signora a Suzzara, quindi non è Luzzara, perché lei è una nipote di Dino Villani, che non so se è un nome che vi dice qualcosa,
Perfetto, Dino Villani, grandissimo pubblicitario, inventore dell'oro della Motta, e insieme a Zavattini di Miss Italia, premio su Zara, perfetto, amico di Zavattini. Allora, questo murale era a casa sua. La casa di Dino Villani, dove sono stato, è adesso una casa museo, quella di Suzzara, dove lui viveva a Milano. E la nipote, che aveva un'ottantina d'anni, forse di più, ed è recentemente scomparsa, siamo andati a casa sua e ci ha fatto vedere delle fotografie. A un certo punto arriva una foto dove si vede sul fondo questa immagine e davanti c'è Dino Villani con degli altri amici che si gira e guarda la cifra. Me l'ho detto, ma questa foto dove l'hanno fatta? Ma come? Era qui dietro a casa nostra, che adesso hanno coperto con un altro murales. Quindi questa era a casa Villani e l'aveva fatto lui il murales. Questo disegno l'ha fatto Dino Villani. Giovanissimo, aveva 18 anni, fece questo murales che poi venne cancellato. Ci sono dei segni, ecco, questa ci raccontò questa storia, vedete che ci sono come delle sassate, sono sostanzialmente davvero delle sassate, perché questo è vicino alla stazione e ci raccontava, la storia era questa, dal rientro della prima guerra mondiale, questa era la linea, si fermava su Zara, questa casa è appena prima della stazione, i treni rallentavano e si andavano tutte le madri che aspettavano i figli, che molto spesso non tornava. Per protesta contro lo Stato, e con lo Stato era identificato da questi personaggi, era chiamata la casa di Facion, tiravano delle sassate, quindi regolarmente, quindi era una casa che quando passavano di lì non si perdeva occasione di tirare. Quindi questa è una storia vera, che si, Zavattini probabilmente non la sapeva, tranne l'aveva inserita nel libro. E qui vediamo una foto della moglie di Strand, dove c'è Paul Strand, che fotografa, vedete? Gli ha piazzato la macchina, abbiamo Valentino Lusetti dietro. Questa è un'altra foto della lancia della Paolina, che qui vedete proprio disincarnata, quasi astratta questa fotografia. Una fotografia, anche questa che è anche questa è una storia, è l'anca della Paolina, perché qui si suicidò la Paolina, una ragazza. E questa è la storia che racconta Zavattini, come se gli fosse stata riportata. Qui non c'è più perché c'è tutta Golena adesso, è tutta una zona dove ci sono pioppetti e qui non si andava volentieri a pescare in questa zona, è una zona dove non andava. Questa è un'altra storia, Adriana Cavalletti. Quello che vi dicevo all'inizio è che questo libro ha fatto sì che ci siano stati tantissimi altri fotografi che sono tornati a Luzzano, perché è diventato un palinsesto. Bambino fotografato da Strand, 20 anni dopo Gianni Berengo Gardin, che lo trova all'inizio, gli mette, è un po' un appiglio minimo per raccontare un paese che lo fa diversamente. Olivo Barbieri, molti anni dopo, 40 anni dopo, quando fa un servizio su Specchio, e fa un dittico, fa una persona, vedete, la fa così, con gli occhiali e senza. Un discorso legato al tempo. Qui abbiamo il nostro Dalai, che abbiamo visto in un paese. Qui con il libro fa vedere che era lui, sono io questo, fotografato da Gianni Berengo Gardini. La famiglia Lusetti l'abbiamo vista, la vediamo qui dalla moglie di Strand. E questa, Gianni Berengo Gardini va a trovare le persone che erano rimaste, non abitavano più qui, la casa. Tra l'altro quella non era casa loro, era davanti all'Aia, era una zona anche questa precedente, non era l'abitazione, era un rustico dove avevano probabilmente gli attrezzi per il lavoro. E qui tornano per fare questa fotografia con i figli rimasti e c'è ancora la signora Anna Spaggiani. Siamo nel 1974. Sì. Renza Grisanti con la figlia Pira. Renza da sola, perché la figlia abitava da un'altra parte, negli anni 70, abitava a Trento, in quella zona. E questa è una foto che è fatta recentemente da un fotografo, anche questo americano, di Filadelfia. La posizione è invertita, la figlia è lei. E questa è la madre, che è la postina che è scomparsa qualche anno, qualche mese dopo in realtà. E questa è la foto. Sono loro. E la nostra Angela, qui ne ho messi solo alcuni, 1973, Gianni Berengo Gardin, la rifotografa anche qui sulla porta, Olivo Barbieri,
probabilmente qui si è sempre vestita come volevano, nessuno aveva detto come cambiasse. Vedete anche questo scatto, questo è molto recente, David Maialetti, e come vi dicevo oggi, proprio di ieri, un altro fotografo è andato a trovarla per raccontare, qui è quella, la figlia e la nipote, sempre a casa loro. E questo è un punto fotografato. Quindi un paese è anche uno strumento, come è stato detto all'inizio, di promozione turistica, se vogliamo, perché comunque è un libro che in realtà ha una sua identità, un suo valore, che va ben al di là di questo, ma che ha contribuito a far conoscere il territorio di Luzzara in tutto il mondo. Perché se voi negli Stati Uniti, o che si intende di fotografia, o che ne parla, dite Luzzara, è nei libri di storia della fotografia. Quindi ci sono le foto di Strand. Nel 2014 è stata fatta la più grande antologica dedicata a questo fotografo, che ha lavorato poi negli anni dopo anche Luzzara, ha lavorato in Ghana, in Romania, in Egitto, ci sono dei progetti molto importanti suoi. Lui è scomparso nel 1976 e fecero questa grandissima antologica con più di 300 fotografie. E il cuore della mostra, che partiva dagli anni 10 fino alle foto degli anni 70, quindi c'era tutto un suo percorso, il cuore però era tutto il progetto di un paese, Luzzara. Pensate che c'erano gli autobus della città che erano tappezzati con le foto della famiglia Lusetti che abbiamo visto, cioè erano proprio personalizzati per promuovere la mostra in quel caso. Ed è chiaramente un veicolo molto importante, ma come vi dicevo tanti altri. Stephen Shore, che ho nominato prima, che ha lavorato con Andy Warhol alla Factory, è un fotografo del 1947, c'è ancora, lavora ancora, è uno dei padri della fotografia, della nuova fotografia americana, i nuovi topografi venivano chiamati, quindi inventa anche lui, inaugura un altro modo di fotografare con l'utilizzo del colore, quindi abbandona il classico bianco e nero, ma l'uso del colore in maniera espressiva molto importante. E quindi stiamo parlando di veramente dei maestri della fotografia. Questa qui, appunto, questa è fatta da Olivo Barbieri, citavamo prima Olivo Barbieri, oggi in Italia, classico del 54, ma comunque è un fotografo importantissimo, cioè un fotografo come lo stesso Gianni Verengo Gardin, che è uno degli ultimi grandi maestri, insieme a Scianna, Ferdinando Scianna, che abbiamo in Italia. Quindi sì, uno strumento che ha una vita propria, che ha un'identità molto precisa ed evidente, ma che allo stesso tempo contribuisce a fare di questi piccoli luoghi. Quindi per quello dico tanta fortuna anche a questo festival, a Ricarica, che ci sia un sostegno, perché attraverso la fotografia, come si diceva, è un ponte che ci permette anche di incontrare le altre persone, no? Quando si diceva, una citazione famosa questa, no, ma dove abita lei? Abito sul ponte. E Zavattini diceva, non è possibile, tu non puoi abitare sul ponte, quindi non puoi fare del tuo mezzo il fine ultimo. La fotografia non è un fine, è un mezzo per andare da un'altra parte, per incontrare in questo caso persone, territori, paesaggi. E quindi questo percorso, che si chiamava Italia Mia, era stato interrotto per diversi motivi, perché era molto complicato portarlo avanti, ma penso che ci sia un ritorno anche di attenzione anche sui piccoli luoghi. Zavattini diceva, io amo ogni luogo dove abitano almeno due persone, non mi interessa che ci sia, non mi interessa la città, non è importante quello, perché ogni uomo, ogni persona che incontriamo è un mondo che ci può aprire un'infinità di porte. Dobbiamo dare la possibilità a ciascuno di essere ciascuno con gli altri, insieme agli altri, cioè fare le cose insieme. Quindi da qui la grande importanza dei progetti cooperativi, di fare insieme le cose. Questo l'ha fatto insieme un grande fotografo, ce ne sono tantissimi altri che aveva lanciato, come non so, il cinema, di fare cinema con andare in giro anche qui con delle semplici, anche dei Super 8, e fare un cinema collettivo, episodi che raccontavano anche un territorio insieme. Di fotografia ne riparlerà anche tanti anni dopo, con Gianni Greco Gardin, come vi dicevo. E quindi fortuna anche a questo festival, che anche in un luogo che abbiamo incontrato, che ci consente anche chi viene da fuori di venire a scoprire dei luoghi anche inaspettati, perché comunque anche questa corte che ci ospita oggi ha gli stessi luoghi che avete scelto per il festival, come, non mi ricordo come si chiama, Casa della Rugiada, sì,
sì, che è stupendo, l'ovino della Rugiada, è un posto meraviglioso. Io credo che insomma queste cose vadano curate. Un certo tipo di attenzione, dicevo, di turismo lento sta cercando di riportare attenzione a questi luoghi. La ciclovia è un altro elemento forse di cui abbiamo parlato. Paolo Pileri, a cui ho segnalato la cosa di oggi, che è del Politecnico di Milano, mi ha detto: buona fortuna, bisogna andare avanti così, fate conoscere questi luoghi, perché... E per fortuna le ciclabili ci passano, quindi speriamo che anche questo tipo di turismo che fa rallentare, ci fa fermare, si fa fermare in un posto, ce lo fa scoprire senza andare solo, perché nulla vieta che noi andiamo a Mantova, andiamo a Parma, che hanno tanto, è molto da offrire, però insomma anche questi luoghi hanno un racconto e delle storie che possono essere svelate. Io direi che abbiamo parlato tanto, se avete delle domande... estremamente chiaro e usato i termini giusti e ci ha pennellato con delle parole sapienti, però che ci ha pennellato e è venuto un buon io sono venuto per l'inaugurazione, come raccontavo l'inaugurazione, ci sono capitato per caso in bicicletta qualche anno perdendo un po' perdendo a volte è sostenente, si arriva si perde, si ritrova. Come dicevo all'inizio Roberto, di un paese si può parlare per ore, parlando di strand, parlando di zelatini, parlando di fotografia, parlando appunto, cercando di declinarlo anche in tanti modi, però è bello anche seminare per dare un po' di... Sì, io c'ho questa curiosità perché ovviamente all'inizio ci hai evidenziato della fotografia in cui è stata tolta la persona. Ci hai detto che è stata causa di diatribe eccetera eccetera, che possono essere comprensibili o chi se ne frega, ma però noi andiamo a casa perché ci chiama a casa. Scusateci, buonasera. Non sarebbe molto importante a volte sentire chi ha delle osservazioni negative da fare, ma però il perché? Com'è? Perché è stato tolto quel personaggio dalla porta? Non è stato tolto, forse l'ho detto all'inizio, in realtà quando l'ho costruito, forse lei è arrivato appena dopo, perché ho visto che è arrivato dopo. Ok. Ma forse ha perso proprio l'inizio. Okay. Quando hanno ricostruito gli impianti del libro, quando si sono fatti mandare le fotografie dall'Aperture Foundation, noi abbiamo scritto in Audi per cercare di capire questa cosa, hanno detto che hanno sbagliato, hanno ricevuto un'altra fotografia che fa parte di quella serie di fotografie che erano della quindi famiglia Lucetti. Quindi quello lì era dentro in casa, l'hanno chiamato fuori dopo, ci sono due scatti. Ce ne sono più di due, okay. Ho fatto vedere anche altri. Si vede che lui nella scelta ha inserito anche lui, in quella che ha voluto, ha messo quella con Bruno, con l'altro fratello. E in questa edizione noi abbiamo scritto in Audi che hanno ammesso l'errore dicendo abbiamo sbagliato. Abbiamo visto un'altra foto. Perfetto. Le polemiche erano, come dicevo all'inizio, ma insomma avete voluto cancellare il Photoshop, non si fanno le cose. Guarda che noi non c'entriamo, scrivevano poi a noi, ma non siamo la casa editrice, noi siamo una fondazione che si occupa di cultura, certo. E che anche noi abbiamo chiesto e non c'è stato nessun tipo di polemica né con... Cioè nella presentazione questa cosa che sapevamo, con i, bene, c'erano tutti i nipoti, c'erano i figli. La cosa. Chiedo bene, ma è chiaro, no, certo. No, la foto è sempre dello stesso autore, non c'è taroccamento. L'idea, se... io l'ho tirato fuori non per fare la polemica, ma semplicemente per dire che molto spesso non ci si accorge. E la gente adesso non sta attenta, guarda una foto e parte subito a conclusione, perché se uno stava un po' più attento, soprattutto un fotografo, guarda un attimo bene e vede che non è un'altra foto, perché le mani sono diverse. Bravo, certo. Quindi rallentiamo un attimo. Fatto cosa è successo? Ci abbiamo parlato, alla fine no, va bene anche così. È stata promozione, giusto? Un buon lancio. Sì, però una cosa ci può essere un po' commerciale. Il progetto è in auto. Rano voleva andare con me in auto. Non so se i fratelli Allinari esistevano già come editori a Firenze. Era più adatto, che erano più adatti, cioè, cos'è successo che
era molto vicino ai Einaudi. C'era un contesto, partecipava anche ai mercoledì dei Einaudi, cioè nella redazione di... E quindi secondo me la proposta iniziale, ma vuoi anche per un discorso che non si sapeva bene inizialmente che tipo di libro avrebbero voluto fare, perché è una cosa nuova, lo propongono ai Einaudi. Quando viene proposto lì, viene convinto, forse anche ci sono delle lettere, c'è un carteggio, Luigi Einaudi, Cesare Zavattini, che documenta anche questo percorso prima e anche il dopo, e quindi probabilmente vanno con lui. Non so se siano stati contatti con Alinaro, questo andrebbe studiato. Nelle lettere che abbiamo trovato anche nella costruzione, quando partono, tra Strand e Zavattini, si scrivono già dagli anni 50, anni 50, 51, 52, non viene citata Alinari. Cioè. Era forse editrice Alinari. Forse non era un editore. Potrebbe essere, sì. Penso, non so se era un sono diventati editori negli anni 70. Forse con un marco di proprietà di qualcun altro, il marco, l'editoria. Sì, poi adesso Alinari, poi ha fatto la riedizione del 97. Ma perché negli Stati Uniti hanno fatto la prima edizione americana e hanno portato gli impianti identici, uguali, all'Inari, che ha fatto un ottimo prodotto, devo dire, un bellissimo libro, però proprio uguale, identico, la copertina della prima edizione è di questo azzurro, che pare fosse un colore che avevano sbagliato allora, ma qui l'hanno riproposto. All'Inari fa un'edizione con questo grigio, che funziona molto bene, molto elegante, ripreso da Aperture Foundation. Penso che andrò a casa sentendomi fare su un superiore estremo, perché io ho fatto le foto delle banche, delle corti di Sebastiano, del mio paese, delle case lungo l'argine, quindi su studente di Sebastiano, del parco di Stiglio, quindi corti vecchie, in più da 40 anni raccolgo foto da sulle famiglie, e quindi no. Io sempre studio lì, conosciamo migliaia. Dovete fare una mostra con le foto di famiglia. Sono le mostre della festa dell'unità, io penso da quasi 40 anni, adesso sono più invitate, perché il partito è un po' più piccolo, è un po' più piccolo. Tutto si ridimensiona, Una volta che siamo, non so, 300-350 foto, avevamo una capannina a disposizione, quindi lo spazio era molto... E devo dire che sono cose che piacciono molto. Perché qualcuno ancora adesso viene a chiedermi una foto, magari perché ha trovato il papà, ha trovato lo zio, scomparso di 20 anni fa, così. Per dire che la foto è sempre una cosa grandissima. E devo dire che in tutte le famiglie dove sono andato mi hanno accolto, ho telefonato, poi sono andato di persona con piacere. E certi mi dicono, vieni a casa mia che ho delle foto vecchie, le metto fuori la festa di dignità. Tanto per dire come la gente ci tenga a questa a proporre le immagini della propria famiglia, e quindi sono dell'idea che occorrerebbe da parte dei comuni, delle associazioni come la natura, sensibilizzare la gente, perché tanti distruggono documenti, foto, tessere, anche di partito, tessere di qualsiasi tipo, documenti di proprietà, antichi, vecchi, e tante foto, magari una famiglia si estingue, ecco che i nipoti, i nipoti fanno un farò, è successo anche via nel paese, insomma. Io arrivo sempre tardi, arrivo sempre dopo che hanno già bruciato una parte almeno delle foto e dei documenti, quindi occorrerebbe sensibilizzare in modo profondo e fare dei centri di raccolta di documentazione fotografica. Non solo, anche dei filmati vecchi. Alcuni ci sono, anche a Reggio Emilia c'è un centro che raccoglie le fotografie, gli album di famiglia e anche i filmini. Io dopo facevo le fotocopie, andavo allo studio, facevo le fotocopie, e le originali erano poche, però erano di belli, no? Le originali della guerra d'Etiopia, delle impiccagioni in Etiopia, delle bombe a gas, in Etiopia, no? Della Libia. Cosa le tiene ferme solo al festival dell'unità?
dell'unità. Padre, ma che festival dell'unità che ha? Perché più è l'unico momento di fate vedere, fate circolare. Guarda che non so usare i confini. Fatti aiutare. Guarda, hai delle risorse. Bellissima la citazione del farmacista bolognese che ha colto quel che facciamo. Un tempo si è andato sull'Argine a vedere il nostro fiume, a pregare, in silenzio, distanti. Ognuno aveva la propria preghiera, la propria cosa. Sì, sì, lui ha colto. Infatti è un grande amico. L'ha visto. Sì, sì, un grande amico di Zavattini. Zavattini inizia a scrivere a questo signore e quando via 7-8 anni. Rimangono in contatto epistolare fino a quando lui scompare al 64, ci sono delle lettere bellissime. Comunque un po' si è detto